Dove mi conviene investire con la mia azienda nel 2022, adesso? Con le mie clienti donne funziona davvero la leva del sesso per vendere? E ancora, posso velocizzare il processo del cliente dal momento in cui mi conosce a quello in cui compra? Su quanti canali devo essere presente con la mia azienda per avere successo? E infine, qual è il vero compito della comunicazione online? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SART del web e queste quattro chiacchiere col SART, l'unica rubrica in cui puoi farmi tutte le domande che vuoi sulla comunicazione online e su molto altro, e a cui cercherò di rispondere al massimo delle mie facoltà mentali. Buona domenica e buon risveglio! Vediamo un po' di partire subito con queste belle domande che ci sono arrivate nel corso delle settimane. È da un po' che non faccio le quattro chiacchiere. Allora, la prima domanda ce la manda Veronica. Veronica che ci scrive: Buongiorno Enrico, ti va di parlare un po' di investimenti aziendali? In questo caso però non vorrei chiedere di quelli sul capitale umano, ma in borsa o in altri beni. Da un anno mi sta seguendo un consulente finanziario per quanto riguarda gli investimenti privati, dovevo trovare un'alternativa alla pensione integrativa e pensare al mio futuro ora che ho 30 anni, prima che sia tardi. Brava, hai fatto un'ottima scelta, nel senso, pochissime persone ci pensano, molti sono convinti, si cullano dell'idea di avere la pensione, come è stato per i nostri nonni, e forse per i nostri genitori, perché non è ancora detto, è una baggianata, perché la pensione molto presto sarà un lontano ricordo. Continuo con la domanda. Può una microazienda fare dei piccoli investimenti? Oppure, siccome sto aprendo la mia partita IVA, ha senso che li faccia con la mia attività fin dal primo giorno? O è meglio puntare prima di tutto sulla mia formazione e altre cose? Quando e come ha senso investire per una microattività? Molto bene. Giustamente mi chiede infine, questi soldi potrebbero lavorare per me e portarmi degli utili o sbaglio? Ok, Veronica. Ottima domanda la tua, è normale, ci stai seguendo il canale, comunque sicuramente sei una ragazza che vedo, leggi, ti formi, cerchi un modo per uscire da quella che è una condizione attuale che hai, quindi aumentare quello che è il tuo fatturato, il tuo reddito e sicuramente avere delle sicurezze per il futuro, sicurezze reali, non quelle che fittizie che la gente pensa che esistano, insomma. Proprio ieri ho avuto una discussione con una persona che è convinta che il suo contratto di dipendente sia una sicurezza. Certo, ha uno stipendio dal fallimento perché ha uno stile di vita molto dispendioso e la tua azienda non è neanche così solida, l'azienda in cui sei dipendente. Quindi mi spieghi cos'è veramente il tuo contratto. Quindi partiamo subito con rispondere a Veronica. Allora, di investimenti ce ne sono tantissimi e dipende sempre da quant'è la cifra che sei disposto o disposta a pagare e per quanto tempo puoi mantenere l'impegno. La maggior parte degli investimenti, primo fra tutti per esempio è l'ETF, accumulare una sorta di insieme di azioni delle aziende più capitalizzate, più solide, ma in genere sono quelle tecnologiche o quelle che hanno ottimi introiti. Invece che investire solo su un'azienda, si investe sul mercato azionario tutto in un pacchetto di aziende, no? E quando questo investimento viene fatto per molto tempo, in maniera continuativa, l'interesse composto realizza una grossa quantità di denaro per quando poi finisce l'investimento. Ma si parla di 30-40 anni di costanza nell'investire. Ma sto già andando dritto. Allora, per un'azienda, per esempio, l'ETF non è una buona scelta perché non rientra in un insieme di investimenti che possono essere scaricati. So che tu mi chiedi per microazienda o libero professionista. Allora, per una microazienda, partiamo per il professionista. Il professionista ha un reddito che deriva dal suo lavoro e quindi non ha senso proprio l'idea di farlo in maniera aziendale, fra virgolette, perché quello che prende sono soldi suoi e come investi i soldi suoi sono affari suoi, non è più un investimento aziendale, quello che fa un libero professionista. Di sicuro chi per Io penso sempre a un libero professionista come una persona che fa un percorso graduale di crescita, no? E non,
io non riesco a capire come una persona potrebbe pensare di rimanere libero professionista. Non c'è molta differenza tra essere libero professionista e essere dipendente, perché alla fine sei sempre dipendente da una serie di clienti e non hai uno schema, un'azienda che alla fine sostiene il tuo reddito. Quindi nella mia testa, un libero professionista, tu apri a partita IVA per fare comunque esperienza e poi aprirti un'azienda, entrare come socio, come socia e... in alternativa e creare quello che è uno schema, un sistema che ti porta reddito. Quindi come libero professionista vanno benissimo tutti gli investimenti fatti anche da una persona normale. Come azienda qui abbiamo un problema culturale, nel senso va benissimo l'idea di dire ok, sto guadagnando dei soldi, una parte li prendo e l'investo per crearmi un'insicurezza in qualcos'altro. Io per primo, uno dei miei formatori, perché voglio vedere se la tua domanda era su questo. Sì, perfetto, ok, è sempre su questo. Dicevo, uno dei miei formatori, Robert Allen, poi il mio formatore americano da cui ho preso tantissimo, per esempio di lui puoi leggere Multiple Stream of Income, okay, più entrate, più flussi di entrata fondamentalmente. Lui è il primo che dice non puoi guadagnare solo dalla tua azienda, guadagna anche da altri filoni. Il problema tutto italiano, ed è tutto italiano ti giuro, perché è proprio un pensiero molto provinciale, dicevo, è il problema di visione, ok? Il pensiero, io devo distruggere quella che è un'illusione di molte persone che probabilmente stanno ascoltando, stanno seguendo questa puntata. Tu, sotto le chiappe, non hai un'impresa, non hai un'azienda, ok? Va bene, magari sei andata dal notaio e hai aperto, ok, hai firmato le carte, hai versato falsamente il tuo capitale sociale versato, che molte aziende non lo versano, i sarti ce l'hanno versato realmente, tutto quanto verificato con le carte, ma la maggior parte lo versa per finta, ok, oppure lo mette e poi è bruciato il giorno dopo. E, ok, hai fatto questa cosa, ma tu non hai un'azienda, perché un'azienda non è quello che pensa la maggior parte degli italiani. Io per primo l'ho visto e poi studiando ho capito cos'è. L'Italia ha un pensiero malato che si chiama azienda povera, famiglia ricca, e si basa sul fatto che la maggior parte delle aziende italiane sono a conduzione familiare. Quindi c'è il papà, la mamma, il figlio, la figlia, il cugino, la zia, il nonno magari l'ha fondata e così via, no? Guarda, ho appena descritto, penso, il 90% delle aziende italiane, uno dei motivi per cui le aziende sono povere in Italia, ok? Ma ci arriviamo. In realtà intacchiamo appena appena il discorso, perché potremmo andare avanti per ore a parlare di questa cosa, ok? Però cerchiamo di rispondere in maniera che concerne maggiormente la domanda di Veronica. Quello che hai sotto le chiappe non è un'azienda, perché nel momento in cui tu, per un cazzo qualsiasi, ok, volontario o non volontario, cioè vuoi andare a fare qualcosa per i cacchi tuoi, o facciamo corna, perché ci sono persone che potrebbero prendersela, perché ci sono tantissime persone superstiziose in Italia, ti succede un malanno di qualsiasi tipo, la tua azienda chiude. Chiude, ok? Quindi non è un'azienda. Quando dico bisognerebbe tenere aperto anche la domenica, la gente dice oh, madonna sarto, voglio riposarmi, ok, bene, tu puoi riposarti, ma perché la tua azienda non sta andando? Perché non hai dei turni che la fanno andare? Perché non hai qualcuno che se ne occupa? È perché se non ci sono io, risposta fissa di tutti i titolari, dopo un po' devo comunque tornare, ok, va bene, ma hai degli schemi, hai dei sistemi, hai delle procedure? No, non hai un'azienda. In questo momento, cioè, le persone in Italia pensano che nel momento in cui hai dei clienti, hai del fatturato e bene o male i conti sono in positivo, allora possono prendere i soldi dall'azienda. Peggio ancora, ci sono proprio schiere di commercialisti che consigliano ai loro clienti, ok, alle aziende dei loro clienti, di fare uscire i soldi in tutti i modi possibili, no? E quindi azienda povera, famiglia ricca, perché l'azienda spesso è in rosso, rosso perché le spese superano le entrate, quindi è in rosso, è condizione comunissima per le aziende italiane, e la famiglia ovviamente ha i conti correnti che strabordano, quindi va in vacanza, fa questo, fa quell'altro, li sperpera, tutto quanto, e poi quando c'è la crisi, casino, vero? Ok, perché hanno creato uno stile di vita molto dispendioso, molto alto. Tu Veronica, non vuoi, la tua domanda
non deriva dal desiderio di avere una vita dispendiosa, ok? Però purtroppo il difetto è sempre quello del pensare che nel momento in cui ho aperto un'azienda e ci sono delle entrate, allora ok, perfetto, posso. Tanto per iniziare, quando l'investimento con l'azienda è sempre un discorso molto difficile, perché facciamo finta, qualunque cosa abbia a che fare con l'azienda, nel momento in cui c'è un problema con l'azienda X, è successo un danno da qualche parte che va riparato, è morto qualcuno in azienda, sempre fare cosa, ma sono cose che succedono, ok? Siamo a aprile del 2022, sono già morte più di 20 persone dall'inizio dell'anno, ok? Le morti sul lavoro, quindi possiamo dire che è una cosa che succede? Sì, un bel po', e ci sono più di 200.000, mi sembra, infortunati, ok? Sempre sul lavoro, quindi diciamo che sono cose che succedono e purtroppo spesso. Dicevo, nel momento in cui succede un qualsiasi cazzo, ti vengono a prendere i soldi dell'azienda, quindi anche gli investimenti dell'azienda, quindi anche le cose, ok, in un modo o nell'altro ti vengono a segare. Oppure puoi dire, perfetto, li faccio uscire e poi mi investo personalmente. E lì, per esempio, nell'SRL c'è un bel 26 netto che ti succhiano subito, pam, ok, magari tu ti stacchi una cedola, un dividendo di 100.000 euro a fine anno e stacchi 100.000 e ti arrivano 74.000, tu ok, ti parte un attimo l'embolo, perché dove sono finiti tutti i soldi? In tasse, perfetto. Perché questo? Perché lo Stato vuole che tu reinvesti i soldi nell'azienda, secco. Perché vuole questo? Perché un'azienda che reinveste gli utili nell'azienda l'anno dopo farà più utili, quindi potrà pagare più tasse, quindi starà meglio e quindi potrà assumere più persone, eccetera eccetera eccetera, cose che le persone non fanno, gli italiani non fanno, perché hanno paura di crescere, hanno paura di fatturare di più, hanno paura di fare le cose sul serio, ok? Sempre per paure totalmente effimere e inutili, perché le persone più sono ricche meno tasse pagano, ok? Questa è una cosa fantastica, legalmente, pensa te, legalmente, ok? Io ho la mia vita economica, tasse tutto, già delineata da qua ai prossimi 10 anni, sia la mia che quella dei sarti, secco. Cioè, so già cosa succederà, che tasse pagherò e come fare per pagare di meno legalmente, ok? Tutto quanto legale. No, lo ripeto perché, no? Sembra la gilda dei furbetti. No, tanto poi la guardia di finanza sa dove sei, sa cosa fai, sa quanto nero fai, su per giù vieni lì e presume che tu lo faccia, quindi alla fine devi dimostrare che non è vero, non puoi farlo e ti tocca pagare, ti aprono veramente le chiappe a metà. Ma piccola digressione. Dicevo, l'unico sentiero possibile, io te lo dico veramente col cuore in mano, l'unico modo in cui puoi investire i soldi all'inizio è nell'azienda. Finché non hai un'azienda che va avanti da sola, ok? Che nel senso, che ha un sistema che la manda avanti da sola, anche senza che tu... Cioè, tu vuoi stare a letto una settimana? Puoi stare a letto una settimana, ok? Questo è l'obiettivo. Ma per mille motivi, non perché devi fare la pigra, o il pigro, per chi mi sta ascoltando. Perché le cose brutte succedono, la stanchezza arriva, ok? I momenti di demotivazione arrivano, e l'azienda deve sostenerti. Cioè, l'azienda è un essere fisico, reale, tangibile, che funziona da solo a un certo punto. Non deve per forza essere una multinazionale perché questo succeda. Perché succeda, devi investirci tempo, soldi e risorse. Ok? Hai detto che non investimenti non in risorse umane, ma questo è sbagliato, perché prima devi assicurare la tua produttività, tu hai dalla tua azienda. Vuoi spendere soldi in qualcosa che non serve? Allora spendili in un'assicurazione medica per te. Spendili in qualcosa che assicuri il fatto che anche se ti cade un pancale su un ginocchio, tu il giorno dopo puoi o andare al lavoro o non andare, ma arrivano dei soldi, ok? Ci sono quelle polizze che se ti fai male, all'azienda arrivano 100, 200, 500 mila euro, ok? Io ne ho una, per esempio. Se io schiappo, ok, c'è qualche problema, arrivano dei soldi all'azienda, così qualcuno poi può, so già chi, può metterci una mano, no? E risolvere le cose. Però, tornando di nuovo sul pezzo, il problema culturale di cui stiamo parlando è che non si pensa all'azienda come qualcosa che deve sostenerci, si pensa all'azienda come qualcosa da cui dobbiamo succhiare. Si può succhiare l'azienda, sì, ma quando l'azienda da sola produce più di quanto noi succhiamo. Riga, riga,
Se lo fai prima, stai danneggiando te stesso, te stessa. Stai limitando la potenza del tuo investimento, che l'investimento più grande che tu possa fare è la tua azienda, ok? Prima rendi solida, profittevole, autonoma, fra virgolette autonoma, perché non è che un'azienda totalmente autonoma è molto difficile che lo diventi, però può farlo, o comunque che vada avanti con un minimo di tuo intervento, ok? E a quel punto puoi dire, ok, quanto entra ogni mese? Quanto devo investire perché l'azienda rimanga così com'è? Questa cifra, perfetto, rimane questo sul plus. Quanto ne voglio prendere per me? Quanto ne voglio investire? Basta, è questo l'obiettivo che devi avere. Si chiama break-even point, il momento in cui le spese e le entrate si pareggiano totalmente, quindi a fine anno tutto quello che viene dopo è utile, e a quel punto decidi questo utile cosa farne. Voglio crescere ulteriormente? Sì. No. Voglio prendermi tutto quanto e andare alle Bahamas? Sì. No. Voglio tenere da parte un cuscinetto se succede qualcosa? E ti fai i conti. Ma prima di questo momento, queste decisioni sono sciocche. Sono poco lungimiranti, perché non manca la consapevolezza che può sempre succedere qualcosa. Io incontro tante imprese che si credono al sicuro e io invece gli guardo i conti, gli guardo la procedura commerciale, ne ho parlato in un video recente, ne guardo quello che può essere il numero di clienti da cui dipendono, okay, e vedo le criticità. E gli dico, guarda che questa sono criticità a cui puoi mettere una pezza in uno o due anni di lavoro investendo questi soldi. E non lo fanno. Perché? Perché è fatica, perché è meglio, è meno faticoso succhiare questi soldi e non pensare al futuro, come la cicala. Non sto neanche dicendo che bisogna fare una vita da formica, sto dicendo che prima di una certa soglia è molto più saggio reinvestire nell'azienda per renderla più profittevole, perché un'azienda può veramente, cioè sotto le chiappe, chiunque sia all'ascolto, ha una miniera d'oro che molto probabilmente sottoperforma perché mancano le procedure commerciali, manca lo schema, il sistema che porta dentro clienti, li rende clienti, li fidelizza e da questi clienti ne tira fuori altri 5-10. Mancano tutta una serie di processi che vanno costruiti nel tempo e vanno foraggiati di soldi, ok? E io so di persone che piangono miseria con la loro azienda e hanno i conti correnti pieni. E questa è proprio malattia mentale, ok? Siamo talmente abituati a vivere un certo schema da non rendersi più conto che è proprio il caso di cambiarlo, insomma, ok? Quindi prima di quel momento lì non conviene mai togliere soldi all'azienda. Mai, mai. Dopo puoi decidere cose del tipo, guarda, per esempio, prima ho fatto l'esempio che se togli l'utile, 100.000 euro di utile, meno 26%, sì, sono 74.000, perdi 26% di tasse se ti prendi l'utile e lo investi. E allora puoi aprirti quella che è una holding, ok? Un holding normale, holding aziendale, holding familiare, ok? C'è tutta una serie di soluzioni perché paghi l'1,2% di tasse, dal 26 all'1%, ne passa un bel po', no? E a quel punto l'holding fa i suoi investimenti, sono protetti, anche se succede un casino sull'azienda operativa, l'holding che fa gli investimenti non ha problemi, ok? Ma lì ne parliamo quando abbiamo un flusso di fatturato in entrata costante difficile da intaccare. Prima non ha veramente senso. Prima succede una cosa come il Covid e l'azienda è caput. Anche solo modificare il modo in cui si fa impresa servono soldi, quindi serve quel cuscinetto. Perché tantissime aziende l'hanno presa in quel posto appena c'è stata la pandemia? Perché non avevano le risorse, alcune proprio non avevano la possibilità, e vabbè, amen, croce sopra. Ma molte non avevano le risorse per modificare il loro modo di lavorare. È un problema. Ok, è un grosso problema. Non avevano le risorse per far fronte a 6 mesi di affitto senza introiti. È un problema. Ok, io se non ho almeno 6 mesi di soldi dentro i sarti per poter continuare a pagare i miei ragazzi, anche se non entra neanche più un centesimo, io non faccio un cazzo.
riga. Ne ho parlato in banca, allora con tanto d'occhi, perché normalmente le persone sono tutte con i fidi, no? Che vanno sotto, su. Io fido non ho mai avuto nella mia vita, un fido bancario, mai. Cioè, anche perché sono dei soldi costosissimi, cioè i soldi che ti danno col fido, gli dai indietro un tasso molto alto, ok? Quasi usura, cioè non ha veramente senso, è l'ultimo dei motivi. Però la gente non riesce a pensare in questo modo. Quindi vedi, devi lottare tantissimo con una malattia mentale tutta italiana, che è quella di azienda povera, famiglia ricca. No, l'azienda deve essere ricchissima, e a quel punto ti renderà estremamente ricca e potrai pensare a tutti gli investimenti di questo mondo. Hai 30 anni? Fantastico, stai incontrando un tipo di vita che io, se partivo 10 anni fa, guarda, oggi stavo molto meglio. Mi bacerei i gomiti, ma sono partito più tardi a fare le cose seriamente. Ma quello che voglio dirti è, la tua domanda è molto saggia, perché denota una volontà di una volontà proattiva, ok, di risolvere i problemi prima che si creino, di crearsi una serenità, visto che lo Stato non può darcela, visto che le soluzioni attuali, ok, fanno un po' cacare, okay? Diciamola tutta. Però ti mancano gli elementi, cioè capire che un'azienda ricca può veramente darti tutto quello che stai cercando. Un'azienda povera a questo punto diventa un buco nero di soldi. E tu che hai messo da parte due soldini, ok, mi si è spento lo schermo, hai veramente, ti trovi a perdere tutto. Quindi prima rendi solida, profittevole, automatica la tua azienda, e lo puoi fare con una comunicazione su misura che attira i clienti migliori, li trasforma in clienti altopaganti, li duplica, perché le testimonianze, il passaparola costruito e utilizzato bene, eccetera eccetera, e a quel punto rientrano altri clienti e il costo del cliente si abbassa sempre di più, il margine si alza sempre di più. A quel punto hai dei soldi che non sai più cosa farne, ok? A quel punto puoi decidere di investire in un'altra azienda, cosa estremamente saggia, un'azienda magari che risolve un problema che c'è prima o dopo il tuo prodotto o servizio, un qualcosa che è concatenato. Io sto lavorando in questo senso, per esempio, con le mie aziende. Oppure puoi investire in cose totalmente diverse, borse e tutto il resto. Spero di averti risposto, Veronica, e grazie per la tua domanda. Vediamo un po' la prossima. Ti firmi Gino, ti chiamiamo Gino. Gino mi fa tutto un discorso abbastanza... Ok, Gino non è italiano, però è in Italia da più di 25 anni, quindi per quanto mi riguarda sei italiano, Gino. Lavori e paghi le tasse in Italia, sei italiano. Diciamo che la tua cultura non è italiana, ma poco c'entra, poco ci interessa. E chi mi chiedi? Perfetto, hai visto la puntata del modellista sul sesso? Il sesso usato come chiave per vendere, il sesso usato come chiave per muovere il cliente e capire quali sono le sue leve, il modo in cui decide, in cui desidera qualcosa e come raggiungerlo. Perfetto. E mi chiede Gino, ma siamo sicuri che con le donne la leva del sesso funzioni? Ok Gino, ho messo la tua domanda subito dopo quella di Veronica, perché esattamente come lei abbiamo un problema culturale, ok? Universale. Poi in alcuni paesi è più forte, in altri paesi meno forte, ma è comunque universale, te lo posso assicurare, perché certe domande, certe cose derivano da modi di pensare delle persone che ci sono un po' ovunque. Ti faccio un esempio. Cioè, l'altro giorno ero in palestra, un paio di settimane fa, e ho fatto una scheda tutta della parte alta del corpo, quindi il petto, e ero gonfio come un tacchino, cioè ovviamente, no? Tutto il sangue che pompava, perché quando fai gli esercizi in quel muscolo, il muscolo richiama sangue per richiamare nutrienti, ossigeno, eccetera eccetera, liquidi. E a questo punto vado verso lo spogliatoio, devastato come pochi. C'è questa ragazza che stava, mi sembra, a una macchina per le gambe, mi punta il petto e non mi molla fin quando non ho girato l'angolo per andare in spogliatoio. Proprio così mi ha fissato, un po' come un uomo fissa il culo alle donne, identico, non è che cambiava niente. Ok, niente. Io l'ho vista con la coda dell'occhio, me ne sono fregato altamente, perché guardare chi se ne frega. Ma quello che voglio dire è, quando ero piccolo avevo l'edicola di famiglia, io mi ricordo il giornaletto Cioè, le ragazzine compravano Cioè.
Da poco la Pixar ha fatto uscire Turning Red, un bellissimo film di animazione, meraviglioso, ti consiglio di guardarlo, in cui la protagonista è questa questa ragazzina, bambina, a 13 anni, con le sue amichette di 13 anni tutte quante, la storia ti faccio brevissima, in pratica la sua famiglia ha una maledizione, c'è un po' di magia in questa storia, e lei, quando questa ragazzina ha sentimenti molto forti, si trasforma in questo enorme panda rosso, che è un panda rosso grosso, 3 metri, perfetto. E poi c'è tutta la storia, è una bellissima storia sul confronto generazionale, madre figlio e tutto il resto. E parte di queste emozioni, c'è la rabbia, c'è la frustrazione, tutto, ma c'è anche l'eccitazione sessuale, ok? Cioè, vede il compagno di classe, vede ragazzi più grandi, c'è un gruppo di 5 ragazzi, la boy band, no? Come potevano essere i Take That o Backstreet Boys quando ero piccolo io, che cantano, e quindi è matta per questi qua e vuole andare al loro concerto. Tutto il film gira fondamentalmente attorno al concerto di questi, che sarà verso loro. Ed è eccitata sessualmente per questa cosa, e io sto dicendo questa cosa e rivolto a una bambina di 13 anni, sono sicuro che qualcuno all'ascolto si sentirà a disagio, e va benissimo così, è la tua cultura. La tua cultura ti ha insegnato a non pensare ai bambini, agli adolescenti. Poi ci sono ci sono vari nomi per i bambini prima dei 12 anni, poi dopo i 12 anni, fine 15, 17, 18, eccetera. Non entro troppo nel discorso, perché è anche difficile parlare di queste cose senza sembrare un pedofilo, quindi me ne guardo bene. Però quello che voglio dirti è che la tua cultura ti sta impedendo di vedere che le donne sono esattamente come gli uomini per quanto riguarda il sesso. Esattamente, semplicemente l'impostazione psicologica che ci ha allevato tutti impone agli uomini di definire zoccole le donne che sono eccitate, e alle donne di non farsi vedere eccitate perché sembrerebbero zoccole. Riga, altra riga che ti metto qua, e se vai oltre dimmelo, ti dimostro che il pensiero è errato, perché i fatti sono diversi da quello che pensiamo. Anche il film, per esempio, è stato molto osteggiato, ma perché la gente non vuole pensare a queste cose, si sente in imbarazzo, a disagio a pensare a queste cose. Bisogna cambiare la realtà, cazzo, bisogna veramente cambiare il modo in cui le persone vedono il mondo. Ok, visto che io e te siamo persone intelligenti che vogliono capire come funzionano le cose e non fermarsi all'apparenza, ti dico che sì, con le donne funziona perfettamente la leva del sesso. Cosa pensi che servano? I trucchi, le cremine, la palestra, i vestiti, i tacchi, al di là di dare sicurezza alla persona, al di là dei mille motivi che possono essere sotto, cioè i mille motivi che possono dirti mi dà sicurezza, mi fa sentire più a mio agio, di qua e di là, è sesso. Ma non posso dire sesso perché la società me lo impedisce, e allora sopra metto altre. Motivo per cui quando fai le questions, quando fai i questionari ai tuoi clienti, devi sempre stare attento, ok, questa cosa me l'ha detta per nascondere un qualcosa di cui si vergogna, ok, perché la vergogna è importantissima. È per questo che la tua scrittura persuasiva, la tua comunicazione online dico, ok, è la branca in generale, la scrittura persuasiva è una parte della comunicazione online, ok? Se vuoi leggere di più, iscriviti a isartelweb.it/newsletter, ok? E segui tantissimo il blog del modellista Umberto Masiello e della penna rossa Sara Giannotto, perché ti daranno fortissimi e importanti elementi per imparare a scrivere meglio e a convincere le persone a fare tanti passetti nella tua direzione fino a comprare. E per fare questo lavoro devi capire che non importa a nessuno della tua cultura o delle tue convinzioni. Se la regola è quella, se le cose alla fine funzionano in quel modo, la convinzione è sbagliata. Quindi va demolita. Poi sicuramente non puoi parlarne in pubblico, ok? Non puoi essere diretto perché gli altri continuano ad avere certe convinzioni, certe sovrastrutture che impediscono a loro di capire come funzionano veramente le cose. Ti giuro, per me per esempio è una tortura uscire di casa e vedere le persone che agiscono in svariati modi secondo schemi che li danneggiano, ok? Perché a questo punto capisci come funzionano le persone che litigano, o che si arrabbiano per dei motivi quando è palese che sono per altri.
Le persone sono così. Però, quindi nel tuo testo non deve esserci scritto, nel tuo video tu non devi parlare, ok, eccetera, eccetera, del sesso direttamente. Devi suggerirlo, come ha detto il modellista nella sua puntata. E guardatela perché è molto interessante. Quindi devi solo suggerirlo, capire che è quello e usare tutte le strategie. No, no, non dubitare neanche un istante che le donne siano diverse dagli uomini, sono identiche, anche di più, ok? Anche di più perché poverette sono costrette a nasconderlo, ok? Così, magari fra qualche generazione queste cose cambieranno. La donna si sta mascolinizzando e gli uomini si stanno femminilizzando. Quindi è il modo in cui si sta modificando la società. Questo perché c'è sempre di meno bisogno che l'uomo faccia l'uomo e la donna faccia la donna. Cioè la società sta sopperendo a certi problemi, ma non è questa la puntata di cui parlo di queste cose. Gino, spero di aver risposto alla tua domanda e ti ringrazio per averci scritto. Passiamo alla prossima. Svelti, svelti, che siamo già a veramente mezz'ora. Sono solo due domande. Molto bene, Letizia mi chiede: ciao Sarto, interessantissima la puntata, perfetto, sì, tutte le puntate in cui parlo dei processi che fanno i clienti, ok, dal momento in cui entrano in contatto con l'azienda o capiscono avere un problema, fino al momento in cui spendono soldi per te, fondamentalmente, cioè ci sono proprio delle scalette, delle piramidi di consapevolezza. Letizia ci chiede come si fa a velocizzare questo percorso che fa il cliente. Molto bene, Letizia. Purtroppo ti devo dare una brutta notizia, non è possibile, nel senso che mettere fretta alle persone è una brutta cosa, brutta cosa, perché funzionava molto bene prima della globalizzazione, prima dell'arrivo di internet. Oggi mettere fretta alle persone aumenta la percentuale di possibilità che ti salutino per sempre e vadano dalla concorrenza. Questo perché? Perché nel momento in cui confondi le persone, nel momento in cui fai sentire a disagio le persone al di fuori di un preciso schema di vendita, ok? Ne parlerà poi, stiamo preparando un videocorso molto molto interessante con il modellista, il mastino, diciamo, un'intera che parliamo di vendita fondamentalmente, quindi mi raccomando, rimani in contatto con noi perché sarà veramente un gioiellino. Nel momento in cui questa sensazione di disagio non viene creata nell'ambito, ok, ristretto di un certo percorso di vendita, al di fuori, se una persona dal percorso 1 in cui pensa di avere un problema al percorso 2 in cui si rende conto che ha il problema, gli metti fretta, ti dice: che cazzo vuoi? Ok? Il problema è, Letizia, che al momento ti stai rivolgendo a poche persone. Il succo della tua domanda fondamentalmente è: se ho questi clienti con cui sto parlando, come faccio a velocizzarli? Non puoi. Devi ampliare il numero di clienti a cui ti stai rivolgendo, ampliare la platea di persone a cui arriva il tuo messaggio, perché il momento in cui fanno gli step per venire verso di te lo decidono loro, viene da loro, ok? E non puoi velocizzarlo fino a che non sono proprio a contatto con te. Lì allora puoi cominciare a lavorarli e agire su certe leve, che può essere la scarsità, può essere costruire l'offerta in maniera più interessante per i suoi bisogni proprio precisi, insomma tutta una serie di cose molto molto utili, ma se siamo prima di quel momento lì non puoi assolutamente. Quindi se sei in carenza, se sei in penuria di clienti, devi ampliare il numero di persone e soprattutto devi avere un'automazione che quando qualcuno è pronto a fare il passetto successivo, basta che spingi un pulsante, clicca su una tua call to action, una tua chiamata all'azione, eccetera eccetera, di una tua mail, di un tuo volantino virtuale, eccetera eccetera, e allora la tua automazione riconosce che la persona è interessata e gli manda subito il contatto. Per fare questa cosa non vi giù dal cielo, il fabbro Manuel Del Toma ha preparato un videocorso che è veramente utilissimo, si chiama Automazione su misura, ok? Metto il link in descrizione perché veramente può fare la differenza per la tua azienda tra l'essere un'azienda normalissima italiana che fa fatica a campare, fa fatica a sbarcare il lunario, a reagire, ok, a quelli che sono i problemi della crisi o delle tasse, eccetera, eccetera,
e per trasformarla in un'azienda che veramente ha una marcia in più, che si rivolge a tante persone e a un certo punto comincia a mandarle via perché le persone sono più di quelle che può gestire. È veramente una cosa importante questa, cerca di capire che alcuni percorsi dei clienti non possono essere velocizzati e al massimo puoi intensificare la quantità e la qualità, quindi più contenuti, più efficaci online. Ok, quello sì, quello può, tra virgolette, velocizzare l'arrivo dei clienti, ma perché? Perché hai dato più cose in pasto al potenziale cliente per educarlo e fargli capire che la tua proposta è la migliore per lui, fargli nascere e crescere il desiderio di provare la tua soluzione, perché sente che è la migliore sul mercato per la sua esigenza effettiva. Ti ringrazio per averci iscritto e ti auguro buona giornata. Passiamo subito alla prossima. Mirka ci chiede su quanti canali dobbiamo essere online con la nostra azienda per poter scalare quello che è il successo. Ok Mirka, di sicuro qualcuno si arrabbia perché mi sono già date delle lamentele in questo senso. Mi si chiede perché Sarto rispondi sempre dipende, e ci farò una puntata a parte perché è veramente importante capire quanto bisogna apprezzare il fatto che non ti sto riempiendo di cazzate, ok? Che dice che datti una risposta secca che nella maggior parte è come un orologio rotto, dice l'ora giusta due volte al giorno, ma poi ci sono milioni di combinazioni in cui è sbagliata, ok? Dicevamo, dipende, la risposta secca è più canali possibile, mantenendo un'alta intensità di prodotti, di messaggi, di contenuti. Che cosa intendo? Allora, intanto non puoi essere su tutti i canali semplicemente duplicando lo stesso materiale. È una cosa che si sta rivelando fallace perché intanto per esempio se io pubblico un video su TikTok o su Instagram o su YouTube o su Facebook cambiano le copertine, cambiano alcune questioni, magari su YouTube funziona meglio una certa call to action, su TikTok deve esserci una certa lunghezza, poi prima anche solo la copertina cambia fra Instagram e YouTube, ok, verticale o orizzontale. Hai detto poco, cioè alla fine il tuo lavoro è fare quello che fai, ok? Fai da mangiare, fai vestiti, fai servizi, fai l'estetica, fai coach, qualunque cosa tu stia facendo, no? Il problema è che più canali riesci a presidiare, maggiore è il bombardamento che fai sotto potenziale cliente, quindi maggiore è quella che è l'efficacia del tuo messaggio. Riga, altra riga. E qui quindi qual è il problema? Il problema è che se sei un canale in meno della concorrenza ti superano, se sei su meno canali raggiungi meno potenziali clienti, perché è vero che qualcuno è su Facebook, qualcuno è su LinkedIn, qualcuno è più su Instagram che su Facebook, eccetera eccetera, ok? Poi statisticamente io consiglio a tutti quanti di essere almeno su Facebook e aggiungerci un altro canale di social, almeno quello, almeno sotto veramente non ha senso, sotto non ha senso. Oggi non ha senso, 10 anni fa sì, ancora 5 anni fa aveva senso fare magari solo Facebook o solo Instagram, oggi no, oggi numeri alla mano funziona molto meno, quindi non riesci a avere quel flusso di entrata di lead, di clienti, di potenziali clienti interessati che riescono a poi trasformarsi in clienti con un ragionevole tasso di conversione e portarti i loro soldi, quindi la risposta rimane quella, dipende, in genere è il maggior numero, poi dipende da quante volte tu riesci a fare contenuti testuali, immagini, video, audio, ok? Riesci a trasformare i tuoi video in podcast, riesci a caricarli, a pulire l'audio e tutto il resto? Noi Sarti lo facciamo, per esempio, abbiamo un podcast che va alla grandissima. Riesci a pubblicare con costanza gli articoli del tuo blog, i tuoi video, il tuo vlog? Sì, no, cioè bisogna anche vedere un attimo con i tuoi impegni lavorativi, anche qua le imprese italiane purtroppo sono piccole, vogliono rimanere piccoline, quindi non riescono ad assumere quelle figure, ok, che possano dare un supporto all'imprenditore e all'imprenditrice nella creazione di contenuti multimediali. Cosa importantissima oggi, domani ancora di più, domani sarà indispensabile, oggi puoi ancora vivacchiare senza, domani no. E quindi bisogna andare in quella direzione. Se non lo fai, sei fottuta.
ok? Quindi io consiglio almeno Facebook, ok? E poi un altro social come Instagram e come YouTube, meglio ancora tutti e tre. Poi se fai B2B, importantissimo LinkedIn, se fai cose che sono indicizzate bene su Google, puoi fare Pinterest. Tanto molto carino che Pinterest sta demonetizzando tutti i contenuti che parlano, tutte le fake news che parlano del fatto che il riscaldamento globale non esiste, ok? Visto che Pinterest è molto ben indicizzato su Google, mettono le fake news lì in maniera da risultare sui canali. Pinterest sta demonetizzando questa roba, quindi l'unico modo che hai per far smettere certa gente di far danni è di beccarli sul portafoglio, no? Quindi bene, bene così. Però sì, Letizia, fondamentalmente questo è il modo migliore di comportarsi. Poi dipende tutto da quanta potenza economica hai, da quanto sei brava a trasformare il tuo lavoro in maniera da farla vedere ai tuoi potenziali clienti. Sta tutto lì, sta tutto lì. Continua a seguire i nostri materiali e se riesci ad affiancarti a un professionista o qualcuno che riesce, noi stiamo per fare uscire dei videocorsi che aiuteranno il personale o l'imprenditore stesso, l'imprenditrice, o il personale dell'imprenditore e dell'imprenditrice a aiutarti a fare quello che è il materiale giusto per promuovere la tua attività. Quindi rimaniamo in contatto. Grazie per la tua domanda. Vediamo la prossima. Dopo Letizia. Oh, c'è ancora Veronica, che siamo alla seconda domanda, questa se l'hai fatta un po' prima mi sembra, che dice Veronica, non è una domanda ma è una riflessione. Ultimamente penso sempre più spesso a un'affermazione che fece Enrico in uno dei suoi primi video. Io dissi in uno dei primi video, noi pensavamo che il nostro pubblico fosse principalmente maschile e invece... Benissimo, Veronica continua. Mi sembra infatti di notare che le interazioni sui social e le domande firmate siano principalmente femminili. Ma quanto è sbagliato dire io conosco il mio pubblico, so cosa vuole, senza aver fatto ricerca e testato? Ok, perfetto. Io, per esempio, questo lunedì abbiamo sul gruppo dei Sarti ho pubblicato la citazione di Peter Drucker. La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto. Affermazione importantissima che per un primo periodo ho ignorato, cioè nel senso ho dimenticato. Inizialmente infatti quando sono partito con la promozione costante dei Sarti del web, le prime interazioni erano maschili, le prime interazioni che riuscivo a vedere erano maschili. Ignoravo però che le donne sono fondamentalmente più timide. Per il modo, statisticamente parlando, per il modo in cui sono state allevate nella società, si ritengo si comporta in maniera più timida, ok? Quindi, apertamente, sembrava che fossero più gli uomini il pubblico dei Sarti. Poi, a un certo punto, date alla mano, le donne raddoppiano gli uomini. È un dato di fatto, fine. È semplicemente una cosa a cui bisogna bisogna tenere conto. Poi se non mi sta bene cambio il mio modo di parlare, cerco di parlare, però a questo punto una cosa importantissima anche sulla costruzione del personaggio, perché il sarto è un personaggio, ok? Enrico Cecchini è un'entità reale, il sarto è una parte di Enrico Cecchini. Questo non vuol dire che il sarto, cioè quando la costruisci bene il personaggio non è finto, è me, ok? E quindi semplicemente quella è il dato, va a specificarmi, a spiegarmi una cosa importante di quello che io sono, del modo in cui io comunico. Quindi semplicemente devo capire, perfetto, perché succede questa cosa, cosa posso farci. Quando l'ho capito ho esternalizzato ancora più cose della mia personalità di un certo tipo che attirano le donne, di un modo di parlare. So che molte di quelle che seguono i Sarti trovano rassicurante il mio modo di comunicare. Io non ho cambiato per essere rassicurante per le donne. È così, punto. Il modo di comunicare. Non è che l'ho fatto apposta o in maniera astratta o in maniera forzata, ecco. E quindi, di conseguenza, cosa è successo? Il pubblico femminile è aumentato e dopo un po', con calma, sono aumentate le interazioni femminili. Perché si è avuto più tempo per farle venire fuori. Ma semplicissimamente perché agli uomini ci vuole meno tempo, sia nel bene che nel male, sia nel positivo, perché la maggior parte delle persone che mi trollano, che mi insultano sui social, sono uomini. Quindi è più facile per l'uomo dire cose buone ma anche dire cose cattive, e quindi
da questo, cosa importante, sono nati poi tutta una serie di progetti, di cui Veronica per esempio ne conosce uno perché è stata coinvolta, ecco, progetti proprio per le donne. Perché? Perché se è questo il mio cliente su misura, io devo fare qualcosa per il mio cliente su misura. Anche adesso riga, ok, anche qua riga, non c'è niente di sbagliato, è semplicemente il modo giusto di costruire un'azienda, capire che il tuo cliente su misura e comunicare direttamente a lui barra lei e creare prodotti o servizi che risolvano i suoi problemi. Se io mi muovo in questo modo, i sarti cresceranno sempre senza limiti. Ovviamente poi se questo sistema è associato a una buona gestione aziendale, buona gestione della cassa, eccetera, eccetera, eccetera. Che anche lì ho fatto i miei corsi e le mie la mia gavetta e le mie esperienze, quindi siamo, direi, una botte di ferro. Molto bene, siamo sotto l'ora e mi fermo di brutto. Ti ringrazio tantissimo per avermi seguito sin qua e se ti viene in mente una qualsiasi domanda sulla comunicazione online o su qualsiasi altra cosa, ti basta andare su isartidelweb.it, troverai una pagina, scorri sino in fondo, ecco un form. Lo compili con quello che ti passa per la testa e, come vedi, noi sarti ci cureremo di rispondere o nei nostri articoli blog o nelle nostre puntate, io oppure il modellista, il mastino e chissà, magari anche qualche altro sarto. Detto questo, di nuovo ti ringrazio per avermi seguito sin qui, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!